Continua il tabù trasferta per la formazione pavese, infatti gli azzurri cadono 2-1 a San Giusto Canavese contro la formazione di casa. Longobardi in vantaggio a 23esimo con un sinistro dalla distanza di Pato D'Amico che incoccia sul palo e beffa il numero 1 piemontese Pozzato, poi un blackout di 5 minuti tra il 39esimo e il 44esimo e comporta l'1-2 letale da parte dei piemontesi al 39esimo, traversone dalla sinistra di Ottonello, in girata Ghezzi, Buca, Mandrelli per l'1-1 e poi al 44esimo pallone perso dalla destra da parte di Daffara, recuperato da Ghezzi che imbecca Ottonello, traversone teso a centroarea dove anticipa tutti Backneckner con una zuccata vincente, Mata Mandrelli per il 2-1 finale nella ripresa forcing da parte dei mangoniani che però non riescono a pervenire al pareggio e rimangono inchiodati a quota 21 punti in classifica. Domenica big match, scontro di vertice contro l'Alghero e poi via caccia del 7 bello di vittorie casalinghe perché in trasferta continua ad arrancare. Primo gol in campionato per il Gaucho argentino al 23esimo, Pavia 1, Canavese 0. Defilata, quindi nulla di fatto per la Canavese al 31esimo. Il rilancio di Cristian Mandrelli. Tomà prolunga di testa per Carbone, limite dell'area Carbone, il destro sul fondo, ma che occasione per il Pavia. Girasole, il tocco per Ottonello, Backneckner sulla sinistra, uno contro uno con Daffara, l'apertura per Riggio, traversone teso in area di rigore, destro al gol. Ha stoppato di prima intenzione il pallone Ghezzi, libero di girarsi e calciare verso la porta. E al 39esimo arriva il pareggio della formazione di casa. 1-1, tutto da rifare per il Pavia, libero di stoppare e girarsi Ghezzi. Pesante, tante pozzanghere, fangoso, si scivola, parecchia attenzione da Fara. Che aggancio, ha provato lo stop di prima ma non riesce a controllare, quindi Ghezzi dal fondo, all'indietro per Ottonello, posizione di cross, parabola tesa di testa Backneckner, c'è il 2-1 e c'è il 2-1 al 44esimo, pallone perso da Daffara, traversone teso di Ottonello, liberissimo sul primo palo di testa, può incornare Backneckner e trafiggere Mandrelli al 44esimo, Canavese 2, Pavia 1. Brini vince il duello con Girasole, il tocco per Bonacina che scivola ma riesce a rinvenire sul pallone, si accentra Bonacina, il tocco per Carbone, di tocco per Bonacina in area di rigore, chiuso all'ultimo, il ripiegamento da Cassini. Pavia non trova sbocchi, traversone dalla tre quarti, Carbone in area di rigore, messo giù, la palla resta lì, a metà fra un tiro un cross, attraversa tutta l'area piccola, ma non va dentro, e quindi Boldrini per Ferrini, area di rigore, uno contro uno, Ferrini va sul fondo, cerca il corner, Ferrini traversone, sul secondo palo non c'è nessuno. Di la sostituzione come da regolamento. Acerbi all'indietro, Bonacina di prima, pallone al limite dell'area, Acerbi, Acerbi fa sportellate, la palla resta lì al limite, Bonacina prova a calciarla, era di rigore, Ferretti in mezzo, spaccato, salva tutto Pozzato in calcio d'angolo, palla di speranza per il Pavia, dalla bandierina Ferretti, pallone teso sul secondo palo, la sforbiciata di Carbone, la palla resta lì, Mandrelli anticipato, arriva Bonacina, conquista.